Adesso guardate, per completare il riscaldamento andiamo a fare 20 ripetizioni, questo tipo di lavoro, altrimenti così. Allora, la partenza, gomiti a terra, ginocchia piegate, quindi sono in posizione di tartaruga, in 4, mantenendo le mani a terra, con un piccolo balzo, poggio i piedi e ritorno in posizione di partenza e torno giù. Quindi 1 e torno giù, 2 e torno giù, ok? Le mie mani devono sempre stare a pavimento. Andiamo a fare i primi 10 così, i secondi 10, 1 e poi spingo per ritornare nella posizione di partenza. Quindi, primi 10, 1 e ritorno. Secondi 10, 1, spingo e ritorno. Ok? Facciamo insieme. Quindi, via, 1 e giù. 2, giù. 3, giù. 4, giù. 5, giù. 6, giù. 7, giù. 8, giù. 9, giù. 10, giù, proseguiamo via, 1, stendo le gambe, e giù, 2, stendo, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, e 10. Veloce ripasso del lavoro svolto nella scorsa lezione. Allora, primo gioco che andiamo a fare è il movimento a corpo libero di gorilla, destra e sinistra, ok? E poi testa a terra, scavalco dalla parte opposta e torno su. Testa, scavalco dalla parte opposta e torno su. Ok? Allora, andiamo a fare a tempo, 2 minuti gorilla, 2 minuti il secondo lavoro che abbiamo fatto di ruota, ok? Ora, altro lavoro, sempre come ripasso, andiamo a fare, ve lo faccio rivedere con Mari, il lavoro tecnico che avevamo fatto dalla schiena, per prendere schiena e finalizzare. Lo ripasso un attimo con lei, lo faccio vedere e poi lo facciamo a vuoto. Quindi, eravamo laterali rispetto al nostro compagno, chiuso l'angolo dove io posso infilare dentro i miei ganci. Un'opzione allora era quella di mettere una mano, perché la mano ci passa dentro fino a raggiungere io sulla testa il polso, ok? Da qui, spingendomi con il mio petto verso di lei, apro il gomito. Adesso con un balzo, uno, il gancio è dentro, il peso è fuori però, ok? Adesso infilo dentro il gancio, cambio, peso dalla parte opposta, la mano è sotto la spalla, questa gamba spinge, uno, e infila il gancio dentro. Da qui ho la possibilità di finalizzare con kimono o senza, o se lei, abbiamo visto che cerca di liberarsi, io la spingo e vado a finalizzare l'arno. Ok? A vuoto abbiamo visto che questa è la mia partenza. Infilo dentro, apro, vado su, peso esterno, infilo, cambio peso. Questa mano che era già dentro, tira dietro e poi ho la finalizzazione, ok? Ripassiamola 2 minuti per conto vostro, piano, e poi andiamo avanti. Allora, da questa posizione io aggancio, uno, e sono dietro. Adesso io scendo verticalmente verso il basso, non devo andare indietro con il mio sedere devo andare giù. La mia gamba sinistra, per me in questo caso, raggiungerà la sua gamba. Se questa gamba, la mia, è finita troppo lontana, la devo avvicinare facendo una sorta di saltello. Quindi, uno, sono qui e faccio esco giù, aderente.
la testa non la devo mai mollare. Quindi quando riesco a prendere uno spazio, una chiusura verso il mio avversario, non devo più mollarla. Quindi un'altra prospettiva, ripetiamo l'azione. Quindi sono lì, giro dietro, scendo, testo aderente. Ok? Adesso, come mi metto? Ok, allora guardate, da questa posizione io quello che cercherò di fare nella maniera basica andare in monta, ok? Un po' più dettagliato per graduare, visto che l'avversario non si farà portare in monta direttamente, io lo faccio con questa gamba, infilo qua sotto e vado a cercare una sorta di leg drag, ok? Quindi questa gamba infila e la porto di qua e vado giù. Quindi, se no, possiamo immaginare di andare direttamente in monta. A vuoto, allora, cosa andiamo a fare? Da questa posizione, aggancio, 1, 2, traziono. Se voglio fare leg drag, questa gamba infila prima e prendo il mio, la mia posizione. Allora, adesso io direi che se non avete domande tecniche, per chiudere cosa facciamo? Piccolo lavoro un po' spinto. Andiamo a mettere insieme due movimenti. Il primo movimento è quello che avete fatto anche nel riscaldamento. Mani a terra con i gomiti, saltello, richiamole con le gambe, vicino alle gambe, e vado su in squat. Ok? Il secondo movimento invece, vi faccio vedere, è questo. Da questa posizione chiudo un braccio, questa gamba si infila dentro e mi siedo. Solo sedere, ok? Se voglio fare qualcosina in più, l'idea è quella di alzarsi, cioè uno, mi siedo, questa mano mi tira su, scappa via, ok? E torno, uno, mi siedo, questa mano mi tira su e rientro, uno, mi siedo, questa mano mi tira su. È chiaro? Le faccio vedere così. Quindi chiudo un braccio, mi siedo, quindi l'avversario di qua, sono qui l'avversario da questa parte, uno, vado verso l'avversario, vado via dall'avversario e ritorno, ok? Secondo movimento invece è quello di prima, uno e giù, sempre con i gomiti appoggiati, quindi questa sarà la mia partenza in entrambi gli esercizi. Nel primo mi siedo e accenno di andare via, nel secondo invece e vado su. Ok? 4 minuti A, B, A, B. Un esercizio, poi l'altro, un esercizio, poi l'altro. Ci siamo?